Testa coda del dodicesimo turno del campionato di prima categoria, girone B, di fronte l'imbattuta Trulli e Grotte di Castellana contro l'US Conversano, che fino adesso nel suo cammino ha raccolto solo un punto. Un match che sulla carta sembra scontato, ma si sa, nel calcio mai dare nulla per assodato prima dell'inizio della partita. Amici sportivi, benvenuti dallo stadio comunale di Adelfia, dove va in scena appunto la dodicesima giornata del campionato di prima categoria, girone B, di fronte l'US Conversano e la Trulli e Grotte di Castellana. Completo bianco-rosso per la formazione di casa, reduce dallo stop per 3-0 contro il Capurso. Solito completo bianco e azzurro invece per la formazione castellanese capitanata da Mauro Agostino. Diamo una rapida lettura del programma odierno, che vede Acquaviva, Crispiano, Brindisi, Don Bosco, Manduria, Palagiano, Capurso, La Terza, Talzano, San Marzano, Massafra, Surbo, Ginosa, Mottola, Norba, Conversano e appunto US Conversano, Trulli e Grotte, per una classifica che vede gli ospiti in testa con 26 punti, seguiti dal Surbo a quota 23. A quota 21 ci sono il San Marzano e il La Terza che ha le stesse partite della Trulli e Grotte, mentre San Marzano e Surbo hanno una partita in più. 16 punti per Acquaviva, Crispiano e Talzano, 15 per il Massafra, 14 per il Norba Conversano in ascesa dopo gli ultimi acquisti del mercato dicembrino, 13 per il Mottola, 12 per il Ginosa, 11 per gli Azzurri Santa Rita, 10 per il Don Bosco Manduria, 9 per il Brindisi, 8 per il Palagiano, 7 per il Football Club Capurso, un punto invece per il Conversano. Dicevamo fanalino di coda la squadra di Mister Quarto, che nonostante grossi problemi a livello societario è riuscito a riassettare la formazione, sempre 18 persone a referto oggi, ben 8 juniores in campo per la formazione di casa, che tenterà di dar filo da torcere alla capolista del torneo, una Trulli e Grotte partita non fortissimo, ma che poi è riuscita ad inanellare ben 5 risultati utili consecutivi, tra cui le vittorie proprio contro le formazioni che seguono: San Marzano, Surbo e Acquaviva, che l'hanno portata fin qua. Oggi uno scoglio non insormontabile per la formazione di Mister Sgob. Andiamo a dare proprio la lettura dei due undici in campo: Trulli e Grotte con Ventrella tra i pali, Pagnelli, Palazzo, Agostino e Vinci, Mastronardi, Dadato, Gentile, Amoruso, Giardino e Recchia. A disposizione del tecnico Vito Sgob ci sono con il 12 Montarulli, col 13 Cosenza, col 14 Nicolo De Giorgio, col 15 Ranieri, col 16 Semeraro, col 17 Francesco De Giorgio, con il 18 Tiziano Massafra. Indisponibile, scusate, Convertini, che è qui accanto a noi in tribuna. Non ci dovrebbero essere squalificati nella formazione castellanese. Dall'altra parte invece Conversano con Rossini in porta, Mastrosciani, Signorile, Cacciapaglia, Lisco, Ranieri, Messinese, Ginefra, Bonasia, Monetti e Tauro. A disposizione di Mister Quarto con il 12 Lisco, col 13 Cassano, col 14 Vasienti, col 15 Ceglie, con il 16 Bartoli, con il 17 De Laurentiis e con il numero 18 Priore. Subito calcio d'angolo per la formazione della Trulli e Grotte, che ha in Vinci uno dei suoi migliori uomini. D'area di rigore per quanto riguarda i calci piazzati, riesce a liberare la difesa del Conversano, poi pallone subito in mezzo per Emanuele Amoruso, il colpo di testa del nuovo arrivato in casa bianco-azzurra, termina di poco a lato, 1-10 quindi sul cronometro, risultato sempre di 0-0. Qui accanto a me, ospite per il commento tecnico della partita, l'allenatore della formazione juniores della Trulli e Grotte, Paolo Sgobba. Paolo, tu sei vicino anche alla prima squadra, oggi una partita che sulla carta non dovrebbe presentare difficoltà, però si sa, in questi match mai sottovalutare l'avversario. Mai, perché queste sono delle classiche partite trappola dove si rischia di sottovalutare l'avversario, quindi bisogna sempre cercare di dare il massimo, di non dare per scontato una vittoria che sulla carta pare facile, ma che in fondo non lo è. Attenzione, vediamo Agostino subito, anzi era credo Gentile, la sua conclusione è stata bloccata da Rossini, ma la sfera era già uscita sul fondo, sarà quindi rimessa da fondo campo per la formazione dell'US Conversano. Siamo a 2:15 sul cronometro. Il rinvio lungo di Rossini, salta a centrocampo Agostino, su di lui il numero 10 Monetti,
alla meglio il giocatore conversano, se poi vinci in anticipo su Bonasia, ancora Bonasia mette giù il pallone, cerca con una finta di saltare un avversario, poi manovra ancora il numero 9 del conversano che va ad allargare sulla destra per Mastroscianni, viene fermato il numero 2 della formazione di quarto, può reimpostare la formazione castellanese, lo fa con Agostino, il pallone per Gentile. Gentile la gioca vicino al centrocampo per Alessandro Giardino, ancora Giardino il lancio lungo a cercare un compagno, c'è stato l'anticipo di Lisco, poi Tauro cerca di andare via ad un avversario, ancora Tauro cammina palla al piede, poi Bonasia all'indietro per il suo numero 8 Ginefra, il pallone non arriva a Tauro, poi c'è Gentile che va a saltare sullo stesso Ginefra in maniera fallosa secondo il direttore di gara che assegna calcio di punizione all'US Conversano. 3:15 nel corso del primo tempo. Il calcio di punizione per Ginefra, cioè Daddato in barriera. Trella da disposizione i suoi. Ci sono 5 uomini del Conversano pronti ad andare a saltare in area di rigore. Il calcio di punizione di Ginefra salta in anticipo su tutti Daniel Mastronardi, poi la mette giù Agostino, ancora Ginefra in anticipo. La gioca Ranieri. Va di testa Palazzo, Giardino, ancora Giardino, manovra il giocatore della Trulli e Grotte, riceve adesso Alessandro Giardino in campo con la maglia numero 18. Dovrebbe avere la 10 indistinta, anche se... Ginefra, pallone allargato sulla sinistra per Tauro. Ancora Tauro cerca di puntare un avversario, lo ferma Pagnelli, indietro per Luca Vinci. Mastronardi, Palazzo, scambio con Agostino, ancora Palazzo, indietro per Mastronardi, la gioca in orizzontale per Luca Vinci che può salire palla al piede. La verticalizzazione a cercare Daddato, Daddato il pallone per Amoruso, c'è l'intervento di Lisco, secondo angolo della partita. Si porterà sul punto di battuta Alessandro Giardino. Cinque minuti e cinque sul cronometro. Proprio Giardino nei pressi della bandierina, è dotato di un calcio preciso al centro, ovviamente sono saliti i due saltatori Vinci e Mastronardi. Giardino, pallone sul secondo palo per l'inserimento di Vinci, la prende lui di testa, non riesce ad indirizzarla verso la porta, palo sempre pericoloso Vinci su queste azioni da calcio da fermo. Sì, è molto bravo sia a riuscire a prendere il tempo che anche nello smarcamento, è un giocatore che già ha segnato se non erro 4-5 gol, quindi sicuramente tra in queste situazioni di palla da fermo è uno dei più temibili per la squadra di casa. Il rinvio di Rossini, salta di testa Monetti, poi Mastronardi indietro per Vinci, con la coscia per Ventrella, può prenderla con le mani, Ventrella invece preferisce andare al rinvio lungo, salta un giocatore del Conversano, attenzione all'inserimento di un attaccante castellanese, dovrebbe trattarsi di Recchia, va via ad un avversario, subisce fallo, c'è calcio di punizione dall'out di sinistra per la compagine di Sgobba. 6:18 sul cronometro, non c'è provvedimento disciplinare, altro pallone adesso per i saltatori, sicuramente uno schema per la Trulli e Grotte. Beh sì, potrebbe essere, perché vediamo che c'è Vinci sul secondo palo, potrebbe essere uno schema per cercare di fare la torre per poi metterli in mezzo, oppure potrebbe anche tentare direttamente il tiro in porta, adesso vedremo. Sul pallone Agostino e Giardino, potrebbe anche andare direttamente in porta da lì. Giardino, pallone sul secondo palo, fuori misura, difficile indirizzarla in porta da quella distanza. Beh sì, anche se a dire la verità poteva fare molto meglio, c'era Vinci e c'era anche
un altro difensore centrale sul secondo palo, potevano sicuramente sfruttarlo meglio. Il rinvio di Rossini. Pallone che arriva sulla testa di Daddato, che cerca di mettere in moto Emanuele Amoruso. Ancora Amoruso gioca con il pallone, poi prova a metterla sul secondo palo dove Recchia non arriva. Ancora Recchia, pallone all'indietro, Giardino. Pallone sul destro, palla sul secondo palo. Era una conclusione indirizzata verso la porta. Ancora una volta non riesce ad inquadrare lo specchio Alessandro Giardino. Qui Amoruso avrebbe potuto, al posto del gioco di gambe, anche tentare la conclusione in porta ad incrociare verso appunto i pali difesi da Rossi. Beh sì, è stata un'azione rischiosa per il conversano. Il rinvio errato del portiere ha portato a questa azione offensiva pericolosa. Sono situazioni complicate dove devono essere sicuramente più attenti. Ricordiamo Emanuele Amoruso, ultimo arrivo in casa Trulli e Grotte, il giocatore classe 1984, era stato anche a Castellana nel settore giovanile, poi una serie di squadre in promozione prima categoria. Mastronardi, Palazzo, il lungolinea a cercare Giardino, viene anticipato poi Agostino, Gentile, pallone per Vinci, cerca di trovare Daddato, non riesce ad arrivare a destinazione il passaggio per il numero 7 della Trulli e Grotte. La rimessa sarà per la formazione conversanese, quasi 10 sul cronometro, sempre 0-0. Salta di testa Tauro, poi Agostino la mette giù, c'è l'inserimento di Recchia, l'ha visto Agostino, l'ha servito proprio in quest'istante. Non riesce Recchia a calciare verso la porta, ci prova adesso, ancora una finta, pallone all'indietro per Agostino che perde il contrasto a centrocampo. Poi Gentile difende il pallone, il numero 8 della Trulli e Grotte, ancora Gentile, viene raddoppiato, riesce a scaricare l'indietro per Agostino. Poi Giardino, sembra un 18 il 10 del giocatore del Trulli e Grotte, ancora Giardino, Amoruso per Gentile, prova la conclusione verso la porta, palla di poco alta, altra occasione sviluppata dalla formazione ospite. Sì, un buon tiro, andato fuori di poco, però era in quel tipo di occasione, era l'unica soluzione che aveva, ha fatto bene, la palla rimbalzava bene, fuori di pochissimo, bravo. Terzo tiro verso la porta di questo primo tempo per la Trulli e Grotte. Arriva Rossini. Tauro. C'è il gioco fermo per un fallo a centrocampo. Calcio di punizione per la formazione del conversano. Se ne incaricherà Ginefra. Chiama la palla Bonasia. Ginefra per la testa di Tauro, c'è l'anticipo di Pagnelli, la sfera arriva a Monetti, cerca di mettere in moto il numero 7 messinese, c'è un calcio di punizione per la formazione del conversano, potrebbe anche andare al tiro in porta adesso Bonasia. Siamo a 30 metri circa dalla porta difesa da Ventrella. Mette 3 in barriera l'estremo difensore turese della Trulli e Grotte. Si stacca Gentile, c'è anche un uomo di disturbo per l'US Conversano. Parte Bonasia direttamente verso la porta, c'è l'intervento a liberare di Palazzo, poi Ginefra, ci sono due giocatori dell'US Conversano in fuorigioco, segnala adesso il direttore di gara. La posizione regolare dei giocatori del conversano. Si riprende con un calcio di punizione per la Trulli e Grotte. Ricordiamo il direttore di gara oggi, il signor Campanella di Taranto. Conversano che si è affacciato verso la porta difesa da Ventrella. Nell'aria piccola. Meglia! Adesso dovrà andare al rinvio. Fa salire i suoi compagni Antonio Ventrella,
da vicino a Vinci, Astronardi, preso sulla sinistra per Palazzo, ancora Palazzo con il petto amoruso, in due tempi prova a liberare il numero 2 signorile. Sì, si tratta di Mastro Scianni, pallone ancora tra i piedi dei giocatori castellanesi. Amoruso, Giardino, una finta, cerca di saltare un avversario, va a servire Recchia sulla sinistra, ancora l'1-2 con Amoruso, la mette dietro per Gentile, attenzione il tiro di Gentile, viene rimpallato da Paolo Lisco. Bonasia, forse in maniera fallosa su Mastronardi, arriva Palazzo a chiudere tutto, resta per terra il numero 6 della Truglie Grotte. Buona occasione adesso, quella capitata sui piedi di Andrea Gentile. Sì, molto bello il triangolo esterno tra i due giocatori della Truglie Grotte, con palla poi servita centralmente, dove Gentile ha fatto un buon tiro e intercettato altrettanto bene dal difensore centrale del Conversano. Tre restituisce la sfera la formazione conversanese. Reduce dal KO sul campo del Capurso, prima ancora aveva perso per 3-0 il derby contro il Norba, una delle formazioni che si è rafforzata e rafforzata di più nel mercato di dicembre con gli arrivi di Fortunato e Corti. Attenzione adesso ad Amoruso, la mette sul secondo palo, la palla resta lì da Dato, una rovesciata, poi Recchia, ancora Recchia, prova la conclusione in porta, viene respinta da un giocatore del Conversano, si tratta di Mastro Scianni, occasione colossale adesso per la Truglie Grotte con questa traversa colpita da Dato. Adesso c'è la finta di Amoruso, la palla non arriva, nessun compagno di squadra. Giardino, ancora Giardino, prova ad aprire sulla sinistra dove c'è l'inserimento di Recchia. Palla che poi si perde sul fondo. Diciamo il Conversano che tutto sommato comunque si è giocato quasi tutte le partite. 2-2 con il Manduria, dicevamo prima ancora 2-0 in casa contro il Talzano, 1-0 sconfitta a Santa Rita, 1-0 in casa anche con il Laterza, ha perso 4-1 a Brindisi e 3-0 in casa con il Mottola, 2-0 a Palagiano e 4-0 con l'Acquaviva. Mentre vediamo Amoruso, c'è l'uscita con i piedi di Rossini, mister Quarto va a richiamare l'attenzione dei suoi. Stanno concedendo parecchio alla formazione della Truglie Grotte. Che dovrebbe beneficiare adesso di una rimessa laterale con Pietro Pagnelli. Si fa vedere da Dato, due protagonisti anche di molte sfide nei settori giovanili, entrambi classe 1994, sono due degli juniores in campo per la formazione del Castellana, che anche Ventrella, classe 94, e Mastronardi 95, 4 under in campo anche per mister Sgobba. Agostino, servito Recchia, ancora Recchia cerca di cambiare gioco per Daddato, su di lui in anticipo Tauro, che è un 97 credo, Pietro Tauro. Va a subire fallo, ad allargarsi adesso per ricevere il pallone. Posizione completamente fuori misura per la formazione conversanese, riesce a controllarla, non la fa uscire Pagnelli. Vinci, Palazzo, ancora Palazzo, Agostino, anzi Mastronardi, Palazzo, porta avanti il pallone il numero 3 della Truglie Grotte, va a servire Recchia, lo scambio con Amoruso, poi Agostino,
per Pagnelli che è sceso sulla destra, tentato di trovare un compagno Pietro Pagnelli, trovato la deviazione di Tauro, la rimessa laterale per Daddato, si stava coordinando per il tiro, c'è cioè però il gioco fermo. L'arbitro dovrebbe aver visto un fallo, anzi no, ha solamente fischiato l'inversione della rimessa laterale. Ginefra per Bonasia, ancora Ginefra, cerca di saltare Gentile, Ginefra con una finta cerca l'inserimento di un compagno di squadra, dovrebbe trattarsi del numero 7 messinese, anticipato da un giocatore della Troglie Grotte, Giardino, Agostino, ancora Agostino, l'allarga sulla sinistra dove c'è l'inserimento di Palazzo, non arriva il pallone al numero 3, troppo lungo il passaggio per Anthony Palazzo. Conversano va a beneficiare adesso di una rimessa laterale sull'out di destra, Amoruso mette giù, cerca di scambiarla con un compagno, subito fallo da parte di Monetti, calcio di punizione dai 25 metri, da qui Giardino potrebbe anche provare il tiro in porta. Beh sì, diciamo che lui è anche dotato di caratteristiche tecniche che gli permettono di tentare questo gesto. Vediamo anche che sul secondo palo si piazza Vinci, quindi sono situazioni pericolose dove qualsiasi situazione può creare una palla gol. Giardino sul secondo palo per Mastronardi, pallone messo in mezzo, la testa di Vinci la indirizza verso la porta, palla di poco al lato, altra occasione svanita per la Troglie Grotte. Sì, era quello che immaginavo, di regola solitamente si piazzano due centrali sul secondo palo, uno poi si stacca e va ad attaccare il primo, e in questa occasione abbiamo visto come Mastronardi ha fatto da sponda, da torre per inserimento di Vinci, che di poco ha sfiorato il gol. Tauro all'indietro per Ranieri, anticipato dall'intervento di Daddato, ancora Daddato, c'è l'inserimento di Recchia, Daddato prova il tiro in porta, la respinta di Rossini in calcio d'angolo, qui poteva anche aprirla sulla sinistra, ha provato direttamente il tiro in porta Daddato. Sì, un po' ingenuo il centrocampista centrale a coprire male la palla, è stato bravo Daddato a rubarlela e ha tentato un buon tiro di sinistra dove il portiere è stato non impeccabile, però ha fatto una buona parata. Il corner di Giardino, pallone in mezzo, salta Mastronardi, tra palla terminata di poco al lato, adesso sta soffrendo la formazione dell'US Conversano, ci ha provato 4 volte nel giro degli ultimi 4 minuti la Troglie Grotte, una sola parata per Rossini, altre volte non è riuscita a tirare nello specchio la formazione di Mister Sgob. Adesso Daddato va a subire fallo da parte di Signorile. C'è gioco fermo. Calcio di punizione per la formazione ospite. Sempre Giardino sul pallone. Parte Giardino col destro, pallone sul secondo palo, Vinci la sponda di testa, Daddato poteva andare a concludere, l'ha ostacolato praticamente Amoruso, i due erano però in posizione di fuorigioco. Sì, il fuorigioco pareva abbastanza evidente, ma devo dire che Vinci anche questa volta ha creato pericolosità, anche se probabilmente in maniera un po' casuale, perché era una palla bassa che rimbalzava, però sulle palle inattive sono molto molto pericolosi. Pagnelli, Amoruso, un batte di testa con Lisco, Gentile, ancora Gentile, salta un avversario Gentile, allarga sulla sinistra dove c'è Recchia, ha visto Dewi Recchia all'indietro per Palazzo, pallone messo in mezzo, era già uscita. Quando Rossini l'ha bloccata, si riprende quindi con una rimessa da fondo campo per la formazione dell'US Conversano, metà esatta nel
corso del primo tempo, 22 minuti e mezzo, il rinvio di Rossini, Ranieri, Vinci di testa all'indietro per Ventrella, nessun problema per l'estremo difensore della Trulli e Grotte, che va a servire Vinci, Mastronardi, Palazzo, Giardino, supera un avversario Giardino, cerca di servire Gentile, la sfera arriva praticamente a Signorile, Vinci di testa per Pagnelli, la prolunga a cercare Amoruso, viene anticipato da un avversario, poi Giardino, c'è il movimento di Recchia, in anticipo un giocatore del Conversano, poi Ginefra, bravo a centrocampo nel superare un avversario, Tauro, Ranieri, Ranieri prova ad aprire sulla destra, buona l'idea del ex Mole Sibillano Bari, Strosciani non arriva sul pallone, si è rimessa laterale in favore della Trulli e Grotte, Agostino, Palazzo, Mastronardi, avanti per Daddato, su di lui c'è un avversario, l'inserimento di Pagnelli, ha visto Daddato lungolina, Pagnelli, poi buonissima l'idea per Recchia, attenzione Recchia, l'aggancio, non riesce Dewi Recchia che poi va sul fondo, prova il traversone, il pallone arriva da Moruso, può trovare la sponda per Gentile, lo fa in questo istante, poi un fallaccio del numero 10 Conversanese Monetti che viene ammonito al minuto 25, altro calcio di punizione pericoloso per la Trulli e Grotte. Ancora una bella azione, visto Pagnelli effettuare un buon cambio di gioco, poteva servire Daddato sulla destra, ha scelto il cambio di gioco e delineata un'occasione importante, adesso vediamo sulla palla, penso che ci andrà Giardino. Anche Daddato ha un buon tiro da posizione centrale, proprio lui e Giardino sul pallone, anche Agostino nei pressi della sfera, parte Giardino, il pallone di poco al lato, cercato una palla che doveva abbassarsi all'ultimo istante, non ha inquadrato i pali Giardino. Sì, non una punizione straordinaria diciamo, però è andata fuori di poco, abbiamo visto come il difensore centrale Vinci ha tentato di sfalzare un po' la linea della barriera per creare difficoltà al portiere, è servito a poco. Ginefra, Monetti, ancora Monetti cerca di superare Giardino che gli porta via il pallone, ancora Giardino, su di lui un giocatore del Conversano, dovrebbe essere il numero 2 Mastrosciani, viene ammonito anche lui, minuto 26, c'è il secondo giallo per la formazione dell'US. Sono 5 i giocatori castellanesi in area. Giardino, tocco, poi il pallone arriva da Daddato e sblocca lui la partita. Minuto 27, gol da bomber per Francesco Daddato. Si è trovato il pallone tra i piedi, si è voltato e ha concluso sul secondo palo. Minuto 27, US Conversano 0, Trulli e Grotte di Castellana 1. Sì, lo ripetevo, su situazioni di palla inattiva sono molto molto pericolosi perché riescono ad avere dei buoni battitori e dei giocatori di fisico che possono creare difficoltà. In questo caso una palla al centro dove si è ritrovata in maniera anche fortuita da Daddato, però devo dire che è stato bravo a metterla dentro, è stato molto freddo. Gol numero 6 in campionato per Francesco Daddato, che ha sbloccato il match, rimane il miglior marcatore della Trulli e Grotte Daddato, 18 reti l'anno scorso in promozione, Mastronardi,
Palazzo, ancora Mastronardi, cerca il lancio lungo per Giardino e Amoruso, pallone arriva Rossini, il rinvio del portiere conversanese, salta di testa Palazzo per Ranieri, Agostino, Giardino, il lancio lungo per l'inserimento di Amoruso, prova la conclusione ad incrociare Amoruso, minuto 28, l'1-2 terribile della Truglie Grotte, prima Daddato, poi Amoruso, 2-0. Che gol, una bellissima palla ancora di Giardino che è riuscito con l'esterno destro a mettere una palla molto molto bella, dove Amoruso è stato altrettanto bravo nel difenderla ed indirizzarla di sinistro sul secondo palo, un gran gol. Così come Semeraro domenica scorsa segna l'esordio, anche Amoruso, il 31enne attaccante della Truglie Grotte, che raddoppia per il 2-0. Signorile, all'indietro per Rossini, non vuole rischiare il portiere del Conversano. Sarà rimessa adesso per la Truglie Grotte Compagnelli. Gentile, all'indietro per Daddato, Pagnelli, il traversone sul secondo palo, Recchia, suo stop c'è Giardino, può liberarsi alla conclusione, Giardino, una finta, disorienta due avversari, Giardino, poi la parata di Rossini, ancora Recchia, bravissimo Rossini, Daddato, manca il gol e la sfera rimane lì, incredibile, azione offensiva della Truglie Grotte, ben due traverse, hanno negato prima il gol ad Amoruso, credo, e poi la doppietta da Daddato. Attenzione ad Amoruso, ci riprova con una rovesciata, è in fuorigioco però. È azione rocambolesca, ancora Giardino determinante con una finta limite dell'area, è riuscito a far girare due difensori che sono stati anche un pochettino ingenui, e tu per tu è stato molto, molto bravo il portiere, poi sulla ribattuta è successo un po' di tutto, ma dovrebbe continuare così la Truglie Grotte, perché con questo risultato c'è anche il rischio un po' di rilassarsi, quindi credo che dovrebbe aumentare anche un pochettino di più il ritmo. Daddato per Recchia, si fa ipnotizzare da Rossini Recchia, un po' come l'errore a Surbo, quello di Dewi Recchia, questa occasione. Prova ancora ad uscire il Conversano, adesso è chiuso nella propria tre quarti. Mastronardi, Vinci, apertura a sinistra, pallone che non arriva, rimessa laterale Conversano. Siamo al 31esimo, 2-0 Truglie Grotte. Giardino, signorile, mette il pallone giù, l'allarga sulla sinistra dove c'è Tauro. Ancora Tauro cerca di superare Pagnelli, ferma Pietro Pagnelli. Signorile, cercare Bonasia, anticipato da Pagnelli, Gentile, Agostino, Palazzo, Agostino, ancora Mastronardi, scambio con Giardino, un po' rischioso il passaggio in orizzontale per Agostino, Gentile, larga sulla destra dove c'è Pagnelli, Gentile, prova l'apertura a sinistra ancora una volta per Recchia. Poi il lato più debole della formazione conversanese è quello destro di difesa, quindi quello sinistro del fronte d'attacco della Truglie Grotte. Pagnelli,
gentile, vinci. Giardino la mette giù, la sponda di testa di Amoruso, non c'è l'inserimento di nessuno, la sfera arriva però ad Andrea Gentile che prova la conclusione, viene rimpallata da Ranieri, ancora Pagnelli cerca di superare un avversario, si frappone in scivolata, Tauro, vinci. Pallone sul secondo palo, esce Rossini sicuro, quel giocatore che sta tenendo a galla i suoi, Rossini Paolo. Beh sì, diciamo che è uno dei pochi che riesce a dare una mano e insomma dovrebbero fare qualcosina di più secondo me se vogliono tentare di avvicinarsi al gol. Palazzo. Rimessa laterale per la Trulia Grotto, Giardino, Agostino, Gentile, sulla destra per Pagnelli, Andrea Gentile da Agostino che vede Giardino sulla sinistra, riesce ad arrivare su questo pallone, ancora Giardino, una finta nonostante i 38 anni, all'agilità di un ragazzino Alessandro Giardino, poi Pagnelli ha tentato di andare via ad un avversario conquistando un calcio d'angolo mentre rimane per terra un giocatore del Conversano. Si rialza il giocatore conversanese che era rimasto per terra, si tratta del numero 3 Signoride. Diamo l'angolo per la Trulia Grotte, pallone messo in mezzo, anticipato Amoruso di testa. Qui Giardino lascia a Palazzo, in carico della rimessa laterale, Palazzo per la testa di Vinci, cioè l'uscita di Rossini che aveva anche chiamato il pallone, è stato anticipato da Signorile. Giardino chiama la palla da Dato sul secondo palo, Giardino l'ha visto, arriva prima Signorile, poi ancora da Dato, con una finta cerca di andare via a Tauro. Brutto intervento quello del numero 11 della formazione dell'US. A chiedere scusa l'arbitro, in questo caso lo Grazia. Beh sì, un fallo piuttosto inutile perché era alle spalle, poteva fargli male. Però molto, molto, molto sportivo, si è subito scusato. 35 minuti e mezzo. Dato sul pallone. Prova direttamente la conclusione sul secondo palo, la deviazione di Amoruso e poi Giardino non trova il tocco sotto misura. Altra occasione per il 3-0 per la Trulia Grotte. Rossini, Gentile, Ranieri. Di lui da Dato, Ranieri riesce ad andare via, pallone all'indietro per Ginefra, Bonasia, ancora Ginefra, prova con una finta a saltare Agostino, allarga sulla sinistra per Signorile, Ginefra, ancora Signorile, chiede palla Ginefra, la riceve invece il numero 7 messinese che va alla conclusione. Palla alta sopra la traversa della porta difesa da Antonio Ventrella. Sì, un buono scambio qui sulla sinistra, però insomma il portiere si è fatto trovare pronto, era un tiro abbastanza prevedibile. Qui invece un piccolo errore, devono stare attenti. Sì, Ventrella è andato a scambiare un pallone vicino con un compagno, poi non aveva più opzioni, ha deciso di metterla fuori in angolo, avrebbe potuto forse con un po' più di lucidità provare il fallo laterale. Adesso lo stesso Ventrella fa fare una bella parata su un colpo di testa del numero 10 Monetti,
passaggio a vuoto adesso della Trulia Grotta. Sì, come dicevo sull'errore precedente, anche il posizionamento del difensore centrale è stato errato a te. Buona sia, poi la conclusione provata da Iusco, anzi da Lisco. Pallone alto, quindi break del US Conversano con due conclusioni verso la porta di Ventrella, che adesso va al rinvio, 7 più recupero al termine del primo tempo. Amoruso da Dato per Pagnelli. Pagnelli la mette giù da Dato, il suo velo per Agostino. Pallone non arriva, nessun compagno. Buonasia da Dato. Anticipo di Ginefra. L'ultimo tocco è proprio del numero 8 della formazione conversanese. Pagnelli per Amoruso. Ne fermato, ci prova ancora Amoruso, riesce ad uscire, palla al piede del giocatore dell'US Conversano. Buonasia, ancora Buonasia, anticipato dall'intervento di Gentili. Agostino apre sulla sinistra per Recchia, ancora Recchia all'indietro per Giardino, un fallo su di lui di Monetti. Altro calcio di punizione. Mentre Mister Quarto va a protestare verso il direttore di gara, non è d'accordo sulla decisione di assegnare calcio di punizione alla Trulia Grotte. Punizione su cui andrà Alessandro Giardino a 5 e mezzo al termine del primo tempo. Giardino, pallone in mezzo, esce il numero 4, Cacciapaglia, Ginefra, anzi Messinese, c'è stato un contropiede per l'US, Buonasia, si incarta sul più bello, poi Giardino, intervento pericoloso su di lui di un giocatore del Conversano, per fortuna che non l'hanno preso in scivolata, per Ranieri, pallone lungo per Buonasia, c'è l'uscita sicura di Antonio Ventrella, Vinci. Agostino, con calma la Trulia Grotte, ancora Vinci, Gentile, Agostino, Palazzo, la verticalizzazione, la palla arriva ad Amoruso, Giardino, Agostino, non riesce a toccarla per Palazzo, regala praticamente la rimessa laterale alla formazione conversanese, il tiro di Buonasia. Palla bloccata senza problemi da Ventrella. Vinci, Agostino, Mastronardi, Palazzo, Mastronardi, Vinci, prova il lancio lungo per Daddato che la stoppa, serve Gentile, è andato Amoruso, Gentile l'ha visto, poi la palla arriva comunque ad Amoruso, pescato in posizione di offside dopo il tocco, dopo la deviazione di un giocatore del Conversano. Sì, sì, fuori gioco è giusto perché comunque la palla era indirizzata verso l'attaccante, quindi anche nel caso di tocco del giocatore avversario comunque ci sono gli estremi giusti per fischiare fuori gioco. Signorile, l'anticipo di Pagnelli con il tacco per Gentile, ancora Gentile, si fa spazio per andare al tiro, Gentile cerca di servire da Dato, viene anticipato, ancora Gentile in possesso della sfera, il diagonale di Gentile, la palla che esce di pochissimo. Molto bravo Gentile, è stato molto caparbio nel crederci in questa palla, l'ha conquistata la difesa e poi ha tentato un tiro in porta. Gli avversari protestavano, penso, per il gioco da fermo del giocatore numero 2 Pagnelli. Però anche in questa occasione Trulia Grotte è molto molto pericolosa. Abbiamo contato almeno 8 occasioni da rete per la Trulia Grotte contro le 2 del US Conversano, che pur ci ha provato dal 36esimo al 38esimo. Adesso il pallone arriva da Dato, palla messa in fallo laterale da un
difensore del Conversano, 42 e mezzo sul cronometro. Pagnelli per la rimessa laterale, si fa vedere da Dato, anche Amoruso in area, il pallone arriva proprio a lui, la sponda di petto, poi da Dato, ancora può andare all'indietro per Pagnelli, va a servire invece Amoruso. Pagnelli opera adesso il traversone, Ranieri, Bonasia, Ginefra, prova a ripartire veloce l'US Conversano, Palazzo che con calma controlla per Ranieri, Cacciapaglia, prova il lancio lungo a cercare Bonasia, l'anticipo di Mastronardi, la sfera arriva invece a Ginefra, lo scambio con Bonasia, bravo qui Daniel Mastronardi, anticipare in maniera elegante il proprio avversario, a rilanciare l'azione dei suoi, Amoruso da Dato in ritardo, Amoruso deve far tutto da solo, si gira cercando l'aiuto di un compagno, trova adesso Recchia che va alla conclusione, in qualche modo la respinta di Rossini, altro tiro verso la porta della Truglie Grotte, altra palla molto bella di Giardino che serve benissimo a Amoruso, dove è arrivato a fine vicino all'area di rigore, ha tentato la sterzata ma è stato bravo a servire De Virecchia che con un buon tiro ha messo in difficoltà il portiere. Amoruso qui all'indietro per Daddato, cerca di allontanare la sfera Ranieri, Giardino, Signorile, Ginefra, Bonasia, si è inserito Messinese, situazione di 3 contro 5, va a sbrogliare subito Agostino, Giardino è partito dietro la linea della metà campo, Recchia che riesce a tenere il pallone in campo, bravo Recchia, adesso va a superare il suo diretto avversario, cioè viene messo giù da Cacciapaglia, cartellino giallo e calcio di rigore per la Truglie Grotte. Da qui pareva netto, ancora l'ennesima palla molto molto bella di Giardino che serve l'esterno di attacco Recchia, il difensore è stato un pochettino ingenuo a trattenerlo, quindi credo che il calcio di rigore sia tutto sommato netto. Daddato va a prendersi il pallone e si porta sul dischetto. Daddato contro Rossini. Mentre vediamo che i dirigenti conversanesi vanno a protestare verso il direttore di gara, parte Daddato, il calcio di rigore lo para Rossini, poi sulla respinta va a far gol Francesco Daddato, 3-0 Truglie Grotte, la doppietta personale di Daddato. Il portiere Rossini è stato bravo, devo ammettere, è stato bravo a intercettare un tiro abbastanza angolato di Daddato, che allo stesso tempo è stato anche furbo e scaltro nel ribadire in rete un calcio di rigore battuto discretamente bene. Bravo Rossini a neutralizzare il rigore di Daddato, bravo anche Daddato a fiondarsi sulla respinta e a mettere a segno il 3-0. Ginefra qui vuole far tutto da solo, vediamo dove va a infilarsi ora il numero 8 del Conversano che viene fermato da Agostino. Amoruso tenta di testa, poi Amoruso commette fallo su un giocatore conversanese, già battuta la punizione, Vinci attenzione può provare il tiro il 5 conversanese Lisco, c'è stata la parata tranquilla di Ventrella, 46-50 sul cronometro, si giocherà fino al 47esimo, così ha indicato l'arbitro, quindi fra poco metterà il fischietto alla bocca per decretare la fine del primo tempo, infatti è così, finisce adesso la prima frazione di gioco, il punteggio US Conversano 0, Truglie Grotte 3, noi ci fermiamo un attimo e ci rivediamo per la ripresa.
stadio comunale di Adelphi è appena cominciato il secondo tempo della sfida tra US Conversano e Truglie Grotte di Castellana, valevole per la 12ª giornata del girone B del campionato di prima categoria. Il primo tempo si è concluso con il punteggio di 3-0 per la Truglie Grotte in virtù della doppietta di Francesco Daddato e della rete messa a segno da Emanuele Amoruso, un gol al suo esordio con la maglia della formazione di Castellana e Alberobello. Quindi porta bene esordire in maglia bianca-azzurra, così come Semeraro domenica scorsa contro l'Acquaviva. Anche Amoruso ha bagnato il debutto con un gol. Vediamo che il Conversano ha inserito 3 giocatori in questo avvio di ripresa. Sono entrati con il 14 Basienti, con il 15 Ceglie e con il 16 Bartoli. Poi vi sapremo dire chi sono i giocatori che gli hanno fatto posto. Vediamo che è rimasto in campo Messinese, è rimasto in campo Bonasia. C'è anche con il 4 Cacciapaglia. Basienti, apertura per Pietro Tauro, cerca di guadagnare il fondo per andare ad operare il traversone, si ferma sul fondo la corsa del pallone. C'è un giocatore della Truglie Grotte infortunato, dovrebbe trattarsi di Palazzo, che continua la sua corsa. Pallone per Amoruso, salta di testa sul disco. Se non vado errato non c'è più Ranieri nel Conversano. Non dovrebbe esserci più nemmeno il numero 2 Mastroscianni. È rimasto in campo il 3 Signorile. L'altro giocatore a lasciare il campo dovrebbe essere il numero 10 Monetti, che era già ammonito qui da Dato. Si coordina, il pallone arriva a Recchia, tenta di andare ad agganciare il pallone sulla out di destra, non ci è riuscito Messinese, regala praticamente la sfera Gentile. Agostino cerca di saltare un avversario, viene fermato da Ceglie. Buonasia, pallone sulla sinistra dove c'è Signorile, prova a scendere palla al piede, ancora Signorile, si gira, prova ad evitare un avversario, non riesce, pallone messo in fallo laterale dai giocatori della Truglie Grotte. Cassano, anzi Vasienti, anticipo di Vinci di testa, squadra giovanissima quella dell'US Conversano, ben 8 under su 11 in campo. Recchia, Palazzo, ancora indietro per Recchia, Mastronardi, c'è Buonasia su di lui. Recchia, Agostino, Vinci per Pagnelli, il suo aggancio serve a Amoruso in posizione di offside secondo il direttore di gara, giusta la segnalazione dell'arbitro, pescato in fuori gioco al momento in cui è partito il passaggio il giocatore della Truglie Grotte. Sì, una giocata molto interessante, abbiamo visto come la mezzala e la punta si sono disposti in verticale fra di loro, anche se la punta poi si trova in posizione di fuori gioco. Una buona giocata che ha portato dentro il difensore centrale e che ha rischiato di creare un'occasione da gol importante. Pagnelli qui sbaglia tutto, va praticamente a servire un giocatore avversario, Tauro, adesso cerca di andare via sulla sinistra, lo contiene Pagnelli, protesta la formazione conversanese, Gentile, Giardino, Daddato, riesce l'aggancio, Francesco Daddato, parte Vasienti. Monetti è rimasto in campo il numero 10, quindi non è stato lui uno dei 3 giocatori ad aver lasciato il campo. Recchia, attenzione, Recchia si libera per il tiro, viene messo giù, lascia correre il direttore di gara, anche qui c'erano gli estremi per il fallo. Buonasia, Vasienti, forse ha compensato il mancato fischio di prima il direttore di gara. Vasienti per Buonasia,
manca l'aggancio, il tiro in porta. Buonasia, bella l'azione precedente di De Wirecchia. Sì, molto bella, diciamo ha ritardato un pochettino il tiro in porta, però in precedenza è stato molto molto ingenuo il terzino destro della Tulle Grotte appoggiando palla in orizzontale dove è stata di facile conquista della squadra di casa. A te. Recchia va da Palazzo, ancora Palazzo, salta un avversario, bravo, poi il pallone sul secondo palo dove c'è Daddato, anticipato per un pelo da un avversario. Gioca ancora la formazione castellanese con Gentile, il pallone in mezzo, il 4-0 firmato Amoruso, doppietta al debutto per Emanuele Amoruso, combinazione splendida con Andrea Gentile, quarto gol della Trulle Grotte. Sì, diciamo azione classica della Trulle Grotte con la mezzala che si butta nello spazio e l'attaccante che viene a fare la sponda. È stato molto, molto bravo Gentile a mettere la palla in mezzo ed altrettanto Amoruso che è stato veloce e lesto a prendere tempo all'attaccante, al difensore centrale, scusate, facendo gol per la seconda volta al debutto. Bravo, molto bravo. Ci sarà un cambio adesso per la Trulle Grotte, pronto ad entrare Tiziano Massafra. Ci segnalano dalla tribuna che potrebbe essere Palazzo il giocatore a lasciare il campo. Vediamo se avranno ragione gli spettatori qui accanto a noi. Gentile, Palazzo, Giardino con calma gestisce la sfera. Agostino, c'è stato il taglio dello stesso Palazzo che va a prendere il pallone, a conquistare il tiro in porta e poi appoggia Daddato di testa, ma è in posizione irregolare. Gioco fermo. Quel cambio, esce proprio Palazzo, al suo posto Massafra. Fuori Palazzo, dentro Massafra, quindi per la Trulle Grotte. Sì, questo per farci capire il tasso tecnico di questa squadra che si può permettere di tenere fuori giocatori come Massafra o come Convertini, un altro grande giocatore per questa categoria. Insomma, quello che pare subito agli occhi è la grande differenza, oltre che tecnica anche di condizione fisica. Vediamo che la Trulle Grotte è una squadra molto molto messa bene a livello fisico, due dei tre attaccanti riescono a turno alternativamente a prestare alto e a dare una mano a centrocampo. Buonasia. Pallone per Tauro, anticipato da Recchia. Pagnelli. Poi l'allontana lo stesso Pietro Pagnelli. Intanto vediamo che con l'uscita di Palazzo è andato a ricoprire la posizione di terzino sinistro Recchia con l'avanzamento in attacco di Massafra. Cambiato qualcosa nel 4-3-3 di mister Vito Sgobba. Adesso Recchia fa l'esterno basso a sinistra, mentre Massafra è dato a piazzarsi nel tridente d'attacco. Proprio Massafra adesso va a ricevere il pallone, riceve anche un fallo da parte di un giocatore avversario. Già battuta la punizione da parte della Trulle Grotte. Giardino, pallone in avanti, anticipato da un giocatore conversanese, Tauro, signorile, all'indietro per Rossini. Rinvio di Rossini a cercare il suo numero 15, Ceglie. Agostino, Massafra. Arriva! Intervento di un giocatore avversario, Massafra è tra tre giocatori. Giardino, la rimessa laterale per Agostino, ancora Giardino, non
Buonasia. Saltava Sienti, signorile, la mette giù Bartoli, Giardino, Agostino, scusate, Massafra, Mastronardi, salta di testa, Agostino, mette palla giù Bartoli, Vasienti, Messinese, ancora Messinese cerca di saltare un avversario, lascia sul posto anche il secondo, poi viene fermato. Recchia, Mastronardi, Giardino, in avanti per Massafra, c'è l'intervento del numero 4 del Conversano, Cacciapaglia, era in posizione irregolare il giocatore della Trulia Grotte. Calcio di punizione adesso per l'US Conversano. Sceglie, Bonasia, anticipato da Mastronardi. Il fallo di Mastronardi su Bonasia. C'è il calcio di punizione per l'US. Con Vasienti sul pallone. Pallone tagliato verso l'area. Palla rimbalza davanti a Ventrella, che la blocca senza problemi. Agostino, Massafra. Ancora Massafra. Salta un avversario. All'indietro per Agostino. Giardino, Gentile, Mastronardi, Vinci, per Gentile, viene raddoppiato, perde il pallone Gentile, poi Bonasia, il palo, stavolta salva la Trulia Grotte, qui leggerezza difensiva della formazione di Sgobba. Sì, leggerezza pesante in mezzo al campo di Gentile, che ha permesso all'attaccante del Carbonara di realizzare un buon tiro che è finito sfortunatamente sul palo. A te Flavio. Ci prova adesso ancora Emanuele Amoruso. La deviazione in angolo di Rossini. Corner adesso per la Trulia Grotte al 14° del secondo tempo, sempre 4-0 il punteggio. Ma non può stare là. Che cazzo di arbitro? Massafra, Giardino, pallone sul secondo palo, si inserisce Agostino di testa per la tripletta personale. Emanuele Amoruso, 5-0 Trulia Grotte. È buono lo schema su corner dopo, dove successivamente a uno scambio sull'area, sul lato dove si batte calcio d'angolo, è stato molto bravo Mastronardi a posizionarsi sul secondo palo e a fare da torre per l'inserimento di Amoruso, che realizza una tripletta al suo esordio, non male. Cambio nella Trulia Grotte, esce proprio Amoruso. Mezz'ora per Semeraro per mettere la sua impronta su questa partita. Semeraro che ci risulta, Paolo, non essere in perfette condizioni fisiche oggi. Sì, durante la settimana in pratica non si è mai allenato, ha solamente fatto terapia, quindi non in condizioni fisiche straordinarie per lui, che ricordiamo la scorsa partita all'esordio ha realizzato un gol importantissimo, perché è stato il gol che ha permesso alla Trulia Grotte di
di vincere e di guadagnare 3 punti molto molto importanti per la scalata a questo campionato, molto, molto difficile. Altro errore al centrocampo, chiude Mastronardi, poi Pagnelli indietro per Vinci, pasticciano adesso in difesa i giocatori della Trulia Grotte, regalando un angolo all'US Conversano. Adesso la battuta del corner, palla sul secondo palo, il colpo di testa di Monetti, palla di poco al lato. Occasione adesso per l'US Conversano. Ventrella, parte la rimessa, Giardino, Agostino, altro pallone all'indietro per Mastronardi, stanno pasticciando un po' troppo adesso gli ospiti. Sì, ripeto, sono situazioni particolari perché stiamo su un risultato abbastanza largo, quindi non è facile per i giocatori mantenere la lucidità per non abbassare troppo il ritmo, quindi devono cercare di non concedere questi errori, altrimenti si rischia di fare una non bellissima figura, e anche perché bisogna dare importanza e rispetto all'avversario che oggi è in grossa difficoltà. Semeraro per Giardino, cerca di inserirsi il numero 16 del US Conversano Bartoli, dato la conclusione. Non è che si è perso fuori. Sarà rimessa dal fondo per Ventrella. Rinvio di Ventrella. Giardino col petto. Messinese, anzi Bartoli. Scambio con Messinese, ancora Bartoli. Cerca il suo compagno di squadra in area. Messinese contro Ventrella. C'è il gol del 5-1 firmato Messinese. Qualche disattenzione di troppo. Era nell'aria il gol dell'US Conversano. È arrivato il 18esimo. Sì, lo stavamo dicendo prima, c'è il rischio di abbassare un po' la tensione di gara. C'è stata una buona triangolazione sull'interno del campo, nella fascia centrale, dove con un tacco è stato bravo a smarcare il giocatore che poi ha segnato, ma Vinci in questo caso è stato non impeccabile a livello di posizione. Però, ripeto, sono situazioni e contesti di gara molto molto particolari. Devono ritrovare il piglio iniziale. Semeraro viene anticipato adesso dall'intervento del numero 5 Lisco. Giardino contro Cassano. Giardino lo supera, poi cerca di servire nel corridoio Orecchia. Pallone largo per De Wirecchia, che ha tentato l'inserimento. Qui manca il controllo Ceglie. Giardino, Mastronardi, da Dato, pallone per Monetti, largato poi sulla sinistra dove tenta l'inserimento signorile. Bonasia, in anticipo Vinci, Bartoli cerca di chiudere Mastronardi, poi Vinci, Semeraro contro Lisco, ancora Monetti cerca di prolungare per un compagno. Sfera arriva a Ventrella. Che con calma va a bloccare il pallone. 19:35 sul cronometro, altri 25 minuti al termine del match. 5-1 Trulia Grotte. Bonasia all'indietro per Vasienti, fermato da Gentile. Poi da Dato. Si fa portare via il pallone da Vasienti. Ancora Vasienti contro Daddato.
deve rischiare interventi pericolosi da dato perché è diffidato. Pazienti, Pagnelli, cerca l'inserimento Tauro, poi Agostino per Semeraro, anticipato da un avversario, la sfera arriva sui piedi di Giardino, c'è Massafra sulla destra, invece ha visto Andrea Gentile, Gentile cerca di inserirsi, viene fermato dall'intervento di Signorile, poi commette fallo Gentile. Calcio di punizione per l'US Conversano. Messinese, l'autore del gol del 5-1. Ancora Messinese, prova la conclusione in porta, completamente errata la mira. Sì, grande dignità in, questa frazione di gara da parte del Carbonara, che almeno cerca di dare un senso a questa partita attaccando e approfittando anche del momento di parziale amnesia della Trulle Grotte, che come dicevo prima si sta rilassando un po' troppo. Rinvio di Ventrella, salta di testa Monetti, Messinese sceglie, poi caccia paglia per lo stesso Messinese, Giardino in anticipo, Massafra, ancora Massafra cerca di allargarla, viene fermato da Monetti, Pagnelli lui in anticipo, da dato per l'inserimento di Gentile, Gentile la mette in mezzo, la palla resta tra le braccia di Rossini, bravo in due tempi a bloccarla. Un po' fotocopia rispetto all'azione del quarto gol, questa orchestrata dalla Trulle Grotte. Sì, hanno sempre difficoltà a leggere il taglio esterno della mezzala, in questo caso Gentile ancora che si porta sull'esterno. In questo caso è stato bravo il difensore a capire subito l'intenzione della punta, comunque ancora vicino al gol la Trulle Grotte che pare essersi un pochettino risvegliata. Buonasia. Sceglie, tentato di metterla in mezzo, c'è stata la deviazione di Alessandro Giardino. Il corner per la formazione dell'US Conversano. Parte adesso il corner. L'US Conversano salta in anticipo su tutti da dato, poi Massafra può prolungarla per Semeraro, è andato da dato, l'ha visto Massafra, servito adesso Francesco da dato, c'è Semeraro sul secondo palo, da dato si porta il pallone in area, conclusione ad incrociare di da dato, la parata di Rossini, era tutto solo lì sul secondo palo Semeraro. Un'altra buona palla e una grande occasione da gol da parte di da dato. Mancino ha deciso di andare con il destro. Poteva fare meglio, però ancora la Trulle Grotte vicino al gol. Corner di Daddato, palla direttamente in porta e c'è il gol del 6-1. Francesco Daddato direttamente da calcio d'angolo per la sua tripletta personale. Sì, qui diciamo che il colpe è, insomma, la colpa è molto imputabile al portiere, perché sono situazioni in cui non bisogna prendere gol simili, però c'è anche da dire che la traiettoria di Daddato è stata perfetta e ha colto impreparato il portiere, che non è stato impeccabile. 24esimo minuto nel corso della ripresa, 6-1 il punteggio. Buonasia, Recchia, Messinese, Signorile, Giardino, pallone per Recchia, servito Massafra, ancora Massafra, salta un avversario, Massafra tiene troppo la palla sui piedi, dietro per Recchia, servito Agostino, pallone di ritorno per Recchia,
anticipato da Bassienti, è stato lui l'ultimo a toccare. Messinese, Bassienti, salta un avversario, bravo ad andargli via Bassienti. Poi Bartoli, anticipato da Daniel Mastronardi, a viaggiare in verticale Massafra. Massafra entra in area di rigore, punta il suo diretto marcatore Massafra. Massafra, il pallone sul secondo palo, poi il tocco di Rossini. Monetti, Messinese, ancora per Monetti, Messinese, Signorile. Sale palla al piede mentre è pronto anche l'ultimo cambio nelle fila della Trulli e Grotte. Esce con il 7 da dato, autore di una tripletta. Entro al suo posto con il numero 13, Francesco Cosenza. Probabilmente si sposta adesso a centrocampo Recchia, diventa un 4-4-2 quello di Sgobba. Sì, così sembra, cambia di nuovo il terzino sinistra, dopo poi Recchia, adesso va a Cosenza a prendere quella posizione. Voglio solamente capire se Recchia andrà sulla fascia destra in un centrocampo a 4 o in un attacco a 3, tra poco vedremo bene. L'angolo adesso per l'US Conversano, pallone sul secondo palo, salta Monetti in anticipo su di lui Agostino. Nuovo corner per l'US Conversano al 27esimo della ripresa, sul pallone Bassienti, cerca di metterla in mezzo, la deviazione di un giocatore della Trulli e Grotte, Pagnelli poi in area, prova a liberare Massafra, viene sbilanciato dall'intervento del 15 conversanese Ceglie, poi un tiro dalla lunghissima distanza provato da Signorile. Palla altissima sopra la traversa. Mentre probabilmente ancora 4-3-3 con Recchia che addirittura va a fare l'esterno offensivo a destra nel tridente d'attacco. Sì, un vero e proprio jolly come giocatore Recchia. Ho già ricoperto tre ruoli in tre posizioni diverse. E devo dire che è stato anche abbastanza bravo. Buonasia, la mette in mezzo, l'uscita di Antonio Ventrella. Subito il rinvio, caccia paglia. Monetti. Ancora il 10 del Conversano. Monetti tenta di metterla in mezzo, c'è l'anticipo di Vinci. Forse con un braccio signorile. Già battuto il calcio di punizione da parte della Trulli e Grotte. Giardino, c'è l'inserimento di Massafra sul filo del fuorigioco. Scatta Tiziano Massafra che va a fare 7-1. Pescato bene da Alessandro Giardino. Gol numero 7 per la Trulli e Grotte. Ennesimo assist molto molto bello di Giardino, e altrettanto bello il taglio dall'esterno verso il centro di Massafra, che in posizione di tu per tu con il portiere è stato bravo a metterla sul secondo palo. 7ª rete quindi per la Trulli e Grotte, che incrementa anche il bottino di reti segnate, diventano 26 per la formazione di Sgobba in 11 partite disputate, 11 partite da cui sono venuti fuori ben 29 punti con 9 successi e 2 pareggi, nessuna sconfitta per la formazione castellanese. Monetti, Bassienti, prova la conclusione adesso dalla lunghissima distanza, palla fuori con Ventrella che andrà nuovamente a battere la rimessa dal fondo.
quando siamo alla mezz'ora esatta di questo secondo tempo, andiamo a dare uno sguardo a quelli che saranno i prossimi impegni. Domenica il campionato si ferma in occasione delle festività natalizie. Si riprende a giocare il 3 gennaio con la Trullie Grotte, che dovrebbe finalmente disputare la sua partita casalinga a Castellana. Sarà ospite il Palagiano, mentre trasferta sul campo del Crispiano per l'US Conversano. Trullie Grotte, che ha nella terza al momento la sua avversaria principale, oggi 4-1 sul Talsano per la formazione laertina. Anche San Marzano e Surbo dietro sembrano non mollare, stanno vincendo rispettivamente i loro incontri contro Città di Massafra e Ginosa. Ricordiamo che nel prossimo turno la terza sarà ospite del Manduria, mentre il Surbo è atteso dal difficile match sul campo del Città di Massafra contro Casalingo con il Palagiano per la Trullie Grotte, mentre la terza, come già detto, andrà a Manduria. Poi il 7, match di Coppa per la Trullie Grotte, che andrà praticamente a sfidare il Capurso in una doppia sfida, in una specie di ottavo di finale. Sono rimaste 12 squadre in tabellone in Coppa. E poi il 10 gennaio, trasferta insidiosa a Mottola con l'US Conversano in campo in casa contro il Ginosa, lo scontro diretto tra Surbo e San Marzano, mentre anche la Puglia Sport avrà un difficile incontro in casa contro il Norba Conversano, formazione in cui militano giocatori di categoria come Bux, Pascalicchio, Corti, tanti altri, Giardino. Entriamo in cronaca diretta, anche se è rimasto veramente ben poco da commentare. Massafra prova ad entrare in area, ancora Massafra, la mette in mezzo, non ci arriva Recchia, mentre ci risulta un 5-3 addirittura tra Mottola e Norba. C'è gioco fermo adesso con il direttore di gara, che è andato a fermare il gioco. La rimessa per il Conversano, messinese, Giardino. Ora Giardino cerca di allargare per Massafra. Colpo di testa di Mastronardi. Cosenza viene messo giù dal numero 16. Conversanese Bartoli fa giocare il direttore di gara. Ancora Bartoli si porta il pallone sul fondo, viene fermato da Mastronardi. Poi Bonasia, a conclusione, palla deviata in corner. Altra occasione per il Conversano, qui si arrabbia mister Sgobba. Eh sì, si arrabbiava con il difensore centrale Mastronardi, che avrebbe dovuto rinviare la palla esternamente. Attenzione. Pallone in mezzo, il colpo di testa di Bartoli. Palla terminata sul fondo. 34esimo nel corso della ripresa, mancano 11 minuti più recupero al termine. Ventrella cercare Massafra, l'autore del 7-1, all'indietro per Cosenza. Ancora Massafra, Giardino, il velo per Agostino. Gentile, c'è l'inserimento di Pagnelli visto in questo istante. Semeraro con calma in surplus. Semeraro viene fermato da Vasienti, va a commettere fallo. Domenico Semeraro, cartellino giallo per lui, il 35esimo.
l'arbitro annota il provvedimento disciplinare, mentre in virtù dei risultati di oggi non dovrebbe cambiare nulla in testa. Sta vincendo il quartetto formato da Truglie Grotte, la terza, San Marzano e Massa, scusate, e Surbo. Pazienti cerca di allargare per Tauro, il gioco viene fermato dall'intervento di Pagnelli. Ancora Truglie Grotte adesso con Vinci. Lungolinea per Semeraro, sponda di testa per Giardino. Pazienti. Pazienti, Vinci in anticipo su Bartoli, ancora sfida tra i due, commette fallo secondo il direttore di gara Luca Vinci. Il calcio di punizione, Bonasia sulla sfera. Vediamo il calcio di punizione di Bonasia. Tocca vicino a Messinese. Prova la conclusione il set del Conversano. La parata a terra di Antonio Ventrella. Cosenza. Giardino. Poi Messinese. Giardino. Viene raddoppiato. Agostino, Giardino, anzi Gentile, sale palla al piede Andrea Gentile, c'è spazio per la conclusione, la prova viene rimpallata, poi Massafra, dietro per Agostino, c'è spazio per la conclusione, la opera adesso Mauro Agostino, palla di poco al lato. Sì, questa è una fase della partita difficile da commentare, perché insomma su questo risultato il ritmo è quello che... magari si pensa anche a non infierire ulteriormente, però ha fatto un buon tiro Agostino Mauro, che è finito alla sinistra del portiere di poco. Succede l'intervento di Gentile. Messinese. Tauro per Bonasia, servito Bartoli in area di rigore, Bartoli prova la conclusione, la sfera arriva poi a Ceglie, prende la mira. Palla di poco fuori sul tiro del numero 7, anzi del numero 15 della formazione conversanese. Giardino, pescato Massafra in posizione regolare, il direttore di gara alza la mano e segna la fuorigioco. Qui era proprio sulla linea Massafra quando è partito. Sì, questo sembra fuorigioco, ma devo dire che per gli arbitri in questa categoria è molto difficile valutarli. Si assiste spesso a tante polemiche, ma per un arbitro valutare un fuorigioco è molto molto complicato. Messinese. Bartoli. Ceglie, Ceglie in avanti per Messinese con un braccio, il suo controllo. Agostino, avanza lui, palla al piede, Massafra, Semeraro, si fa vedere Giardino, Semeraro va invece da Massafra, con Semeraro e Amoruso pare aver trovato anche la quadratura in attacco, la Truglie Grotte, che è una squadra adesso completa. Prova Giardino, pallone addirittura esce dalla linea perimetrale del campo. Qui è esagerato forse Alessandro Giardino. Sì, visto che nelle punte che c'erano in avanti pochi hanno, si sono smarcati, pochi hanno creato movimento, quindi ha deciso di tirare lui, ma insomma il tiro è andato fuori di molto. A te Flavio. Ancora Semeraro, adesso entra in area Semeraro, salta due avversari e poi va a concludere in rete.
per l'8-1 per la Trulia Grotte. Anche il sigillo di Domenico Semeraro sul match. Sì, è stato bravo, dalla sinistra ha provato palla centralmente, ma ripeto, commentare gol a questo minuto è un po' difficile, perché da una parte la squadra è quasi è totalmente rassegnata, mentre dalla parte opposta è anche difficile giocare, perché non sai se è inferiore o meno, però penso che ci sia più dignità giocando come si sa, senza fermarsi, quindi è un contesto un po' particolare. Comunque bravo Semeraro. Tauro. Buonasera. Cosenza a mettere il pallone al lato, ma riesce a recuperarla la formazione dell'US, che con Messinese prova la conclusione verso la porta. La blocca Antonio Ventrella. Gentile. Semeraro, due partite, due gol per lui con la Trulia Grotte. Giardino salta un avversario, ancora Giardino va sul fondo, cerca di metterla in mezzo. Ci arriva Massafra. Stesso Massafra. Va da Recchia. Recchia tenta un dribbling, viene fermato. È stato molto severo per la formazione conversanese, che mai aveva subito un passivo così pesante fino adesso. Agostino. Gentile. Mastronardi. Semeraro. Cambia gioco per Giardino. Sbaglia Semeraro. Signorile. Lisco. Monetti. Fermato Bartoli da Daniel Mastronardi. Il lancio di Recchia a cercare Agostino. L'arbitro ferma il gioco. Posizione regolare secondo il direttore di gara. Io penso Messinese. Viene fermato da Agostino. La chiama Giardino. Vuole mettere anche il suo sigillo oggi. Giardino prova l'1-2 con Agostino. Sceglie. Buonasia. Fermato da Giardino. Vinci. Ancora Vinci. Pagnelli. Cerca Recchia di saltare un avversario, manca un minuto e mezzo, speriamo che il direttore di gara non dia recupero inutile. L'ha messo fuori adesso dalla formazione dell'US Conversano. Massafra, poi Vasienti. Bartoli. Porta avanti Bonasia. Ultimi assalti dell'US Conversano verso la porta della Trulia Grotte. Siamo al 44esimo. Prova a entrare in aria Tauro. Prova il tiro in porta. Pallone fuori. C'è la rimessa dal fondo per la Trulia Grotte. Paolo, che dire, una partita oggi dominata, alla fine ha rispettato i pronostici la formazione di Vito Sgobba, che conquista 3 punti importanti soprattutto per il proseguo del campionato, anche perché era vietato sbagliare. Le altre non si sono fermate neanche oggi e sembra una lotta a 4 da qui al termine della stagione. Andiamo a seguire questa occasione di Semeraro adesso, che sbaglia il controllo. Sì, come dicevo, queste sono una delle classiche partite trappola, perché c'è sempre il rischio di sottovalutarle, anche se in questo caso dobbiamo dire che la differenza tecnica tra le due squadre è stata davvero
eccessiva, però devo fare complimenti a Conversano che, nonostante queste grandi differenze, hanno giocando tentato di giocarsi la partita con grande dignità e con grande rispetto. Qui si vanno a spiegare Massafre Rossini. Siamo già a 30 secondi oltre il 45esimo, fa recuperare l'arbitro. Buonasia. Messinese. Buonasia. Pallone per Ceglie. Sulla destra. Prova Ceglie. La mette in mezzo. C'è intervento di Gentile. L'arbitro fischia la fine. Termina qui il match. OS Conversano 1. Trulli e Grotte di Castellana 8. Prosegue la marcia della formazione di Sgobba. Non riesce invece a muovere ancora la classifica quella di Mister Quarto. Ricordiamo i marcatori: triplette per Amoruso ed ha dato un gol a testa per Massafra e Semeraro. Di Messinese invece il gol del US Conversano. Adesso il campionato si ferma, riprende il 3 gennaio, come ci fermiamo anche noi augurandovi il più cordiale buon proseguimento di serata.